Siamo in frequenza con Mirko Briguglio, disegnatore, pittore a Bra. Benvenuto. Grazie. Come sopravvive un pittore nei tempi di pandemia? Non è facile, perché anche in tempi di non pandemia fare questo mestiere comporta una serie di incastri. Nella pandemia, non avendo la possibilità di fare delle mostre, avendo un mio sito, avendo dei contatti con due gallerie in Italia, ho comunque portato avanti il discorso per il lato economico. Inoltre, ho cominciato a lavorare anche online. L'arte è sempre un fattore positivo. Ci racconti due frammenti della vita che si svolge dietro le quinte? Lo spettatore viene e vede l'opera finita. In realtà tutto dietro c'è un processo di studio. La mia pittura, il mio disegno è gestuale, scenico e alla prima. Vuol dire insomma che è fatto in una o al massimo due sessioni di lavoro, non di più. Dipingo di getto, cioè non c'è il disegno preparatorio, dipingo subito a pennello. Se disegno non uso la gomma, non uso la quadrettatura. Se faccio un ritratto non uso queste nuove formule tipo proiettori, carta carbone. E questa è un po' l'onestà di questo mestiere. Chi disegna e disegna realmente, sa anche dipingere. Tendenzialmente invece il pittore classico non disegna più e quindi in sostanza arriva alla pittura tramite degli escamotage per bypassare quelle che sono poi le 10.000 ore di disegno che farebbero sì del disegnatore poi il pittore. E quindi in sostanza la mia scelta è stata proprio quella di una coerenza, di uno studio forsennato in 20 anni per arrivare a fare le cose in questo modo. E in più, in questo, nella ricerca della velocità di esecuzione, non è solo una questione di virtuosismo, ma è una questione proprio di significanti e non significati. C'è un bellissimo libro di Gilles Deleuze, che è uno dei miei filosofi preferiti, che racconta appunto questo, no? Cioè che sono poi in pochi i pittori che hanno fatto una scelta di questo genere. Il punto di inizio a volte non dovrebbe coincidere con il punto di fine, invece per lo spettatore c'è solo il punto di fine, guarda il quadro finito e ne giudica il risultato. Se andassimo a vedere un musicista che suona Mozart, si andrebbe come da Mozart a dirgli: ma forse ci sono un po' troppe note. E no, perché mi dica quali, magari le tolgo. Nella pittura questa cosa qua non c'è. Lo si svaluta per una sorta di originalità, quando invece in realtà se fosse tale, cioè se fosse solo quello, e allora se valesse solo l'originalità saremmo nel discorso di decrescenza dell'ordinatore al contrario di Duchamp, cioè è un ordinatore al contrario della Grazie per pittura. essere stato nostro ospite. Ma grazie a lei, arrivederci, È buongiorno. stato con noi Mirko Birguglio, disegnatore e pittore a Bra.